Ma io non capisco perché a volte nelle sprint bisogna parlare di più delle gare. Ma io non capisco perché. Io non capisco perché. Cioè, poi sta gara mi sembra fatta apposta, porca puttana. Mi sembra fatta apposta. Aleix che vince, perché doveva vincere, perché se ha fatto pole ha dichiarato il ritiro e adesso va a vincere, perché di tutto è successo per farlo vincere. Acosta, Binder e Fernandez da soli, che si mettono davanti e cadono, è incredibile, cioè questa cosa è incredibile. Fernandez, Raul Fernandez, che fino a una gara fa era 19esimo, com'è possibile che si era... È vero, le qualifiche non l'ho viste, ma sono rimasto scioccato, cioè non ho fatto il post gara, post qualifiche, ma che cazzo è successo al telefono? Sono rimasto scioccato quando l'ho visto terzo. Io ho detto, vabbè, incredibile. Cioè, questo è riuscito a cadere a buttare un weekend del genere, dove poteva fare un podio o addirittura una vittoria. E che dico un podio? Dove che non l'ha mai fatto nella storia anche della Priya Trekkhaus, che mo è nata. Binder, incredibile, quello non cade quasi mai. Bagnai, Ali, mortacci, tu a questo problema non l'hai ancora risolto. Porca puttana, almeno recuperavi diversi punti della sprint su Martin. Tu sei scemo! Cioè, io non ho veramente... È assurdo tutto! Cioè, Acosta che fa un altro garone spaziale, l'unica cosa che non è assurda. Perché è assurdo un'altra volta che Marquez è riuscito a rimontare con l'ala rotta. È assurdo che invece Alex Marquez non riesce a rimontare. Non capisco perché le Cresini ultimamente, ma pure un po' le VR46, infatti sono comunque finite dietro, stanno avendo un po' più di difficoltà, soprattutto nelle qualifiche. Cioè... Io sta cosa, cioè, non l'ho capita. Va, ragazzi, non è colpa di Alex Marquez per quell'incidente di Zarco. Cioè, Zarco si è fermato in mezzo alla pista, verso l'anteriore, si è spiati, punto. L'ha detto anche Guido Meda. È assurdo. Cioè, comunque, cioè, l'unica cosa ancora certa è che le Moltagliane continuano a dominare. Perché, vabbè, a parte, salvo la coda di Binder e Acosta, cioè, le Yamaha continuano a fare schifo. E le Honda pure. Cioè, le KTM sono le uniche. No, sto scherzando, cioè, dai, non è vero. Le uniche che possono combattere con le italiane sono le KTM, dai, cioè, diciamolo, punto. Non ci sta nulla da fare. Con Miller che fa una gara da Miller, cioè, normale. E basta. Cioè, per il resto, Ducati, Aprilia. E Martin, che, cioè, non ci credo, aveva. Cioè, non aveva recuperato dei punti. Cioè, aveva. Potevamo recuperare dei punti su Martin e Bagnai. Questo è riuscito a cadere all'ultimo giro. Vabbè, non penso sia così stupido da rifarlo un'altra volta domani, però già si stupido accade così, cioè, figlio mio. Cioè, no, è pazzesco! Tre piloti se ne sono andati tutte e tre per terra! Se ne sono andati, spingo per terra, Fernandez. Binder, spingo per terra. Bagnaia, spingo per terra. Ma che? Cioè, io, la storia non mi interessa. Cioè, è pazzesco. Cioè, a volte mi vengono da dire più cose del genere in una sprint che in una gara. Cioè, è normale, cioè, ci sono più cose da dire. Poetica sta cosa di Aleix, che è riuscito a vincere dopo aver dato il ritiro. Vabbè, dichiarato il ritiro, vabbè, domani non penso vinca. Se vince un'altra volta, onore a lui. E cioè, ce l'ha fatta apposta, magari, tipo si sente talmente in forma questo weekend che dichiara il ritiro e per romanticismo, tipo, che cazzo la luce, per romanticismo, tipo, ha detto, ah, qui vado forte, ma vinco tutto, e per romanticismo è figo perché mi ritiro, no? E quindi faccio effetto film. Effetto film. Bah. Assurdo, tutto assurdo. La classifica non ho manco guardata. Cioè, tanto comunque i punti della sprint valgono poco, però cioè, è successo veramente di tutto. Di tutto è successo, di tutto. E per quel cazzo di mio cugino che mi ha interrotto mentre parlavo, è arrivata mia nonna che ha esploso tutto. Eccolo, sto stronzo. Non ho potuto... registrare in live l'incidente di Bagnaia, perché 5 secondi dopo che ho spento, poi ho dovuto cancellare il video e Bagnaia è caduto. E io sto bravo, eh? Non parla. E niente, basta. Aprilia, Maverick, stava dietro di Aleix, stavolta Aleix era giocata meglio, le tre cause sono riuscite a cadere anche tutte e due. Pure Oliveira, non si capisce, ma... Pure Oliveira ogni tanto cade a caso. Arriva non cade. Boh. Perché stava facendo di gare belle in realtà. Boh.
WR46 dietro, no, stanno avendo un momentino, no, anche loro. Oppure le Gresini, cioè in realtà le Gresini in qualifica perché Marquez ha, Mark riesce a rimontare mentre Alex no, questa cosa è assurda. Cioè, sono visti dei déjà vu pure in stava. Si è visto di tutto, sorprese assurde, cose assurde, piazzamenti assurdi, déjà vu assurdi, si è visto tutto in questa gara sprint. E, cioè, vabbè, WR46, Gresini, Ducati ufficiale, Bastianini sempre là. Martin Morbidelli, vabbè, Morbidelli comunque in realtà sta ingranando ancora, dai, cioè, piano piano si sta avvicinando, speriamo che continui a fare prestazioni del genere. Comunque ha fatto top 10 per come è partito nel mondiale, dai, meglio di niente, diciamo. Quindi Pramac, Ducati ufficiale, okay, Aprilia, Trekkaus, KTM, vabbè, Pedro, Augusto Fernandez, no, non ha fatto come Raul Fernandez oggi, no, è rimasto coi piedi per terra. Basta, basta.